Questo vuol dire che archetipicamente noi possiamo immaginarci che la nostra mente vede questo e immagina questo dentro una stanza mentale che un altro neurofisiologo che si chiama Coslin dice: la visione di ciò che accade in quella stanza mentale segue le stesse regole, come peraltro dice anche Jung, psicoanalista molto importante, le stesse regole della fisica che sono fuori nel mondo virtuale, perché tra il mondo virtuale e quello che io immagino nella testa non c'è nessuna differenza, perché sono due mondi virtuali uguali e appartengono alla stessa virtualità. Allora, lavorando a livello archetipico su come io mi immagino l'universo, con opportune regole precise, posso cercare di comprendere come è anima, come è mente, come è spirito. In un test recente, che noi chiamiamo Triade Color Test, facciamo fare un'analisi a un soggetto qualsiasi. Si prende, gli si dice: immagina nella testa una stanza in cui ci sono tre sfere che si accendono, tre lampade. Una sarà la mente, una sarà lo spirito e una sarà anima. Queste lampade si accendono e il soggetto sano statisticamente mostra questi colori: anima blu, spirito rosso e mente verde. In questo contesto abbiamo potuto notare che qualsiasi variazione di questo colore può essere assolutamente e perfettamente identificata con una non perfetta sanità mentale del soggetto. Attenzione, quando dico sanità mentale intendo dire qualcosa che riguarda a un organismo perfettamente in equilibrio con se stesso. Ricordo infatti che il psicoanalista importantissimo contemporaneo Hillman dice che la sanità mentale è un tipo di malattia. Le variazioni di colori potevano essere messe in relazione alla presenza fenomeni di adduzione, perché avevamo notato che i colori tipo RGB, rosso, blu e green, verde, venivano modificati in ciano, giallo e magenta, cioè i colori complementari, quando il soggetto aveva delle problematiche psicotiche. Invece il colore RGB cambiava in GBR, cioè il rosso diventava blu, il blu diventava verde, ma sempre nella scala dei colori fondamentali, primari, quando c'erano problemi di adduzione. Chiaramente, statisticamente, fai le prove su 100 persone e vedi che è così. Tenete presente che la medicina, quando fa una statistica con la curva del T-quadro, analizza 15 pazienti. Noi abbiamo lavorato su 2000 persone, quindi un valore statistico ce l'avrà. Perché questo accade? Perché lavorando con i vettori colore abbiamo scoperto che, per esempio, mente ha due vettori, che sono lo spazio e il tempo. Spazio e tempo sono di colore rosso e blu, gli manca l'energia. Energia era colore verde. Quindi, essendo che la sfera nella tua testa appare con uno spettro di emissione, la mente assorbe tutte le informazioni dell'universo, spaziali e temporali, ma rigetta le informazioni energetiche, quindi ti apparirà verde. Nello stesso contesto, essendo l'asse del tempo blu, anima ti appare blu perché lei con l'asse del tempo non c'è nessun problema. Ma questo ti permette di comprendere che quando gli assi non sono messi in modo giusto e uno riceve meno informazioni, ecco che il colore può essere modificato. E attraverso questo lavoro che noi abbiamo fatto con i colori, che è la rappresentazione del test di Max Luscher applicato a un altro test, che è il test degli spazi di Pulfer, 1921, risale il test. Pulfer era un grafologo, studiava come mettiamo le cose nello spazio, mentre Luscher studiava, ti dirò chi sei, a seconda del colore che ti piace di più. La sequenza dei colori che scegli come più piacevoli per te. Beh, in questo contesto il Triade Color Test ci fa capire esattamente, a livello ideico e simbolico, che cosa accade. Ma abbiamo una chiave di lettura basata su dei vettori colore che abbiamo messo a 90 gradi tra di loro solo perché sappiamo fare bene l'angolo di 90 e il seno di 90. E in quel contesto, quando mettiamo e lavoriamo con queste sfere luminose all'interno della stanza mentale di Coslin, riusciamo a trasformare i colori sbagliati nei colori giusti. Per esempio, fondamentalmente parlando, lo schizofrenico ha uno spirito rosso, una mente blu, una mente
parte nera e una parte animica blu. La mente nera è una mente che assorbe tutte le informazioni, ma non ne butta fuori niente, cioè una mente incapace di mettere in relazione la parte destra con la parte sinistra. Schizofrenico vuol dire esattamente tagliato da schizzo, dal greco, separato. Rendo lo schizofrenico, gli faccio immaginare di vedere la sfera nera di mente cambiare colore e diventare verde, e lo schizofrenico guarisce all'istante. Per 2 mesi starà bene, dopo 2 mesi torna schizofrenico. Perché? Perché non ho fatto altro che cambiargli il colore, ma non ho detto alla sua mente, che ha una sua coscienza, andiamo a verificare perché hai la tendenza a diventare nero. Cioè, applichiamo le regole della psicologia transpersonale a quella parte di te. Capirai perché, acquisirai la consapevolezza del perché, sbagliando la tua sfera di mente tende a non buttar fuori nessuna informazione. Supererai il trauma e da quel momento in poi la tua sfera di mente torna e per sempre stabilmente ad essere verde. Con questo sistema noi abbiamo, lavorando su soggetti non addotti, recuperato un sacco di soggetti che avevano dei problemi mentali. Lei parla anche di coscienza integrata, mi pare, negli ultimi suoi scritti. La coscienza integrata, quando noi prima con il triade color test, lavorando con un triade color test dinamico, riuscivamo a prendere il soggetto e portarlo in condizione di essere liberato dal problema delle adduzioni aliene. Perché la coscienza comprende esattamente chi è l'alieno, decide di non interagire più con esso, e quando la coscienza decide questo, non c'è più niente da fare. In questo contesto, le sfere luminose, rossa, blu, verde, o dei colori che erano, le facevamo unire insieme e gli facevamo comprendere che in realtà avere un colore è come essere categorizzato. La coscienza è di tutti i colori, perché ogni colore è la rappresentazione identica di quello che sei. La coscienza è tutto e deve avere tutti i colori. E il colore di tutti i colori è il trasparente. Quando la coscienza diventa quasi una bolla, impercettibile, ci puoi guardare dentro e vedere che dentro non c'è niente perché è limpida. Quella è il ritorno a quello che eri prima che qualcuno ti dividesse. In questo contesto il soggetto acquisisce una consapevolezza di sé allucinante. In ipnosi, mi ricorderò sempre un caso che era qui e faceva, perché entra in uno stato ipnotico nel triade color test dinamico, si chiama così, e guardava a un certo punto in basso e indicava con gli occhi chiusi e guardava con l'indice, guardava in basso e diceva: cosa sono tutti questi mondi, tutti questi esseri, tutte queste creature? Le ho fatte tutte io? Quante sono? E perché le ho fatte tutte io? Non ne bastavano meno? In quell'istante comprendi che la tua coscienza non è la coscienza reale, ma è una coscienza che ha capito che cos'è lo spazio, che cos'è il tempo e che cos'è l'energia, che vive in un contesto virtuale che lui può gestire, ma non ha fatto l'esperienza del suo contenitore, quindi non sa tutto, non ha ancora ricordato tutto e deve fare la sua esperienza per acquisire tutte le cognizioni sulla vita e la morte. Ma da quell'istante non farà più il soggetto l'esperienza che vogliono gli alieni, ma l'esperienza che vuole lui. Sarà libero. Questo è il significato di essere libero. Quando il soggetto aprirà gli occhi, mi guarda questo dito con il quale in qualche modo indicava, batte il dito su questa scrivania e dice: no, il dito non ci passa nel mezzo. Come mai? Di là il dito passava dentro questa struttura. In quell'istante la coscienza si rende conto che questa scrivania è finta e come la vedi di là è vera, ma quando sei di qua vedi che è virtuale. In parole povere hai imparato che la scrivania la stai creando tu. Tu hai creato lo spazio, il tempo e l'energia e da quell'istante saprai che la puoi modificare.